se mi intrometto nella vostra assemblea nazionale, non è stato chiesto di fare questo intervento e per dare il mio contributo sulla necessità di avere una legge quadro che riguardi la tutela dei disabili. Oggi lo faccio in qualità di Presidente della Commissione Ambiente, però sono felice di intervenire anche perché nella passata legislatura me ne sono ampiamente occupata. Ovviamente voi più di me potete dire quanto sia necessario darci una legge per la tutela delle isole minori, sia dal punto di vista culturale, economico, paesaggistico, sia per le isole per l'Italia che per l'intero Mediterraneo. Le isole, le caratteristiche peculiari, morfologiche e geografiche delle isole minori non possono e non devono rappresentare una condizione di subalternità, ma piuttosto una risorsa per poter offrire in primis ai cittadini isolani, in generale a tutta la collettività, servizi essenziali sempre più efficienti. Però è bene anche ricordare quello che è stato fatto nella passata legislatura. Come saprete, a febbraio 2015 vennero incardinati in una commissione ambiente del Senato 5 disegni di legge e fu fatto un gran lavoro di approfondimento e devo dire anche molto condiviso da parte di tutti i gruppi parlamentari. Eppure dopo 3 anni di lavoro siamo arrivati a fine legislatura ci siamo ritrovati con un provvedimento, tra l'altro avevamo lavorato un testo unificato. Ci siamo ritrovati a fine legislatura che il provvedimento è stato, come dire, arenato, insabbiato, che volete magari usare, in commissione per delle logiche politiche che io non condivido. Il ruolo del legislatore è quello di emanare delle norme che possano tutelare la collettività e non per poterci mettere l'una o l'altra bandierina sopra per potersene prendere il merito. Quindi ho deciso in questa legislatura di ripresentare un disegno di legge, una proposta di legge quadro sulle isole minori, partendo da quello che era il testo del collega Sant'Angelo, ed era il testo Atto Senato 1650. Oggi il disegno di legge che io ho provveduto a depositare è l'Atto Senato 497. Il testo base di Sant'Angelo della passata legislatura però è stato da me rivisto, riformulato e arricchito proprio prendendo spunto da quella che era stata tutta la discussione fatta nella passata legislatura che non volevo perdere. L'avvocato Usai, che è qui presente, si ricorderà, ci siamo conosciuti proprio durante una delle audizioni. E la domanda che mi sono posta per capire se questo testo che io proponevo andava nella direzione giusta, per capirlo mi sono posta delle domande, e cioè capire quali sono le esigenze delle isole minori, quali sono le azioni da mettere in campo per rimuovere quegli ostacoli che oggi generano delle vere e proprie discriminazioni. Il testo da me depositato sarà disponibile nei prossimi giorni, perché ho provveduto proprio in questo weekend a depositarlo, però mi sono permessa di portarvene un testo per giusta visione, come io tra l'altro ho preso visione di quelle che sono le proposte che vi vengono dall'ANCI, e quindi ve ne lascio una copia per poterlo guardare con più attenzione. Mi permetto anche di dire con una certa soddisfazione che guardando i due testi sono tanti i punti in comune e che da entrambe le parti sono stati ritenuti importanti. E questo non può che essere una grande soddisfazione per il metodo che anche io, per il gruppo che rappresento del Movimento 5 Stelle, ci siamo sempre dati, cioè quello del confronto, della condivisione, dell'ascolto soprattutto dal territorio, dai cittadini, da chi quella problematica la vive sulla carta. Io adesso vi darò alcuni spunti che sono già, come dire, io ho avuto modo di vedere che sono già condivisi con quelle che sono le proposte dell'ANCIM. Sicuramente dobbiamo partire da una maggiore autonomia finanziaria che consente di amministrarmi, di poter affrontare tempestivamente, anche se solo temporaneamente, qualsiasi esigenza si presenti. Perché spesso vi trovate nella condizione di dover affrontare problematiche che, se si verificano sulla terraferma, sono cose da poco.
ma che poi per cui possono rappresentare un vero grande problema di scollamento proprio con il resto, con la terraferma. E quindi, e tra l'altro, si possono portare anche per periodi abbastanza lunghi. Gli obiettivi che io mi sono posta per questo testo di legge, per portarli, diciamo, tutti all'articolo 2, individuati, poi si sviluppano nel resto dell'articolato. Ve ne menziono qualcuno perché secondo me sono importanti. Quello di garantire servizi essenziali, costituzionalmente previsti appunto dalla Costituzione, in capo a tutti c'è la tutela della salute, quindi attraverso la possibilità di creare dei presidi ospedalieri che garantiscono servizi di pronto intervento, di prima necessità e di strutture per garantire la natalità nell'isola e le cure chemioterapiche. Porto ad esempio quanto mi è stato detto dal sindaco Vincenzo Campo, che conosco e che ho avuto modo di incontrare la settimana scorsa, ma credo che questi numeri me li possiate dare tutti voi sindaci. E ad esempio sul Pantelleria, il problema del soccorso che è garantito dalle 8 alle 20, quindi c'è una non copertura per 12 ore. Tra l'altro questo servizio del soccorso costa la collettività 1.800.000, quando questi fondi potrebbero essere utilizzati per stabilizzare il personale direttamente sull'isola. Occorre favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni per l'utilizzo della banda ultralarga, del lavoro, della medicina e tutto quanto ne deriva. Prevedere incentivi per l'utilizzo sull'isola di veicoli a basso impatto ambientale e di pari passo sostenere anche interventi per la ciclabilità, penso ovviamente al migliorare e incrementare quelle che sono le piste ciclabili e così di seguito. Ovviamente come Presidente della Commissione Ambiente e in Senato era anche scontata la mia particolare attenzione su quello che è la gestione dei rifiuti, quindi occorre creare un sistema locale di smaltimento dei rifiuti per cercare di ridurre anche al minimo quelle che sono le urgenti spese di trasporto che ricadono poi sulla collettività. E occorre però anche individuare dei siti idonei per lo svolgimento di queste attività. E in più ci sono indicate nel Fondo 1, perché ce ne siamo occupati in Parlamento nella scorsa legislatura, ci sono una serie di azioni che si possono mettere in campo per la riduzione della produzione dei rifiuti. No, fra tutti l'utilizzo del vuoto a rendere. Occorre ovviamente migliorare e implementare i servizi di trasporto, di rifornimento dei combustibili, di beni di prima necessità, anche i servizi di linea aerea, di navigazione per garantire la continuità territoriale e favorire il turismo. Rendere le isole energeticamente autosufficienti attraverso l'incremento della produzione da fonti rinnovabili, garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione. E ovviamente c'è tutta la parte di valorizzazione di quelli che sono i beni culturali, l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, cercare di favorire e incrementare quelle che sono le attività locali, artigianato, pesca e quant'altro. Questi sono per sommi capi quello che io ho previsto, che tra l'altro sono, credo, rientrano tra le proposte dell'ANCIM. Altri due punti a cui io tengo particolarmente è quello di attivare presso l'Unione Europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori in ottemperanza al regolamento UE numero 952 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. L'altro punto a cui tengo particolarmente, e credo che anche ha una particolare attenzione su questo, è quello di far sì che il comitato paritetico previsto all'articolo 4 del disegno di legge dovrà occuparsi anche della riprogrammazione delle eventuali ricollocazioni, venga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un sottosegretario opportunamente delegato. Questi sono altri due aspetti a cui tengo. Abbiamo detto che penso che collimano con quelle che sono le aspettative dell'ANCI, sicuramente ci sono altri aspetti, ma ci sarà tutto un lavoro da fare, un approfondimento, questo è compito del Parlamento, delle commissioni ambiente del Parlamento,
voglio pensare anche alla proposta quella di risolvere il problema dei contenziosi, che mi vede d'accordo nel andare verso l'utilizzo della conciliazione, però si faceva una proposta, ho letto, della Casa della Giustizia, però è da approfondire, ovviamente non è detto che non venga accolta favorevolmente, però questo sarà compito poi del Parlamento andare a limare e a integrare quello che è il testo che io in maniera molto umile raccogliendo più che altro quelle che sono le necessità che mi sono pervenute da parte di tanti di voi, e grazie anche al lavoro fatto dal collega Sant'Angelo e dal collega Trizzino in Regione, che hanno provveduto a depositare anche questa volta, perché anche nella passata, diciamo, negli anni passati era stato un tentativo, quindi hanno presentato un disegno di legge anche a livello regionale. Quello che sento di poter dire a tutti voi, in qualità sia di prima firmataria di questo disegno di legge, sia in qualità di Presidente della Commissione Ambiente, che farò di tutto per far calendarizzare questo provvedimento prima possibile, ho avuto modo anche di interagire, anche se insomma con un primo contatto con il Ministro Costa, che è ovviamente pienamente d'accordo sulla necessità di dotarci di una legge quadro per le isole minori. E quello che vi posso garantire è, visto che quest'anno, questa legislatura, sono anche Presidente della Commissione, farò in modo che questo provvedimento, una volta incardinato, non venga arenato per questioni politiche come è avvenuto in passato. Ci tenevo a dire a tutti voi di persona questa mia posizione, lo avevo già espresso all'avvocato Sai, perché ci siamo incontrati la settimana scorsa, però questo è un impegno che io posso prendermi qui con voi oggi. Ovviamente durante la discussione in commissione ci sarà, si avvierà di nuovo tutto l'inter, ci saranno possibilità di fare audizioni, sicuramente ci vedremo, e in quella sede cercheremo di rendere questo testo base, sicuramente verrà tornato ad altri, quanto più perfetto, è un po' dire, ambizioso dirlo, però già che si abbia la possibilità di avere un testo di legge approvato su cui lavorare anche in futuro, credo che sia una cosa fondamentale. Io vi ringrazio, scusa per l'intrusione, però ci tenevo a confrontarmi con voi. Grazie a tutti.